Amici di Spartacolometro Zero, ben ritrovate. Siamo con il professore Riccardo Mendicino nella sede dell'Olmo Ponte per parlare di quella che è la sua passione, soprattutto il suo modo di svolgere il suo lavoro e il modo di mettere la sua esperienza a disposizione di piccoli e grandi. È vero, Riccardo? Sì, buonasera. Sì, francamente sono più di 40 anni adesso che io lavoro soprattutto con i bambini. In particolare sono 18 anni che lavoro qui all'Olmo Ponte e lavorare è un parolone. Diciamo che mi appassiono, seguo da più di 18 anni i bambini qui presso l'Olmo Ponte, soprattutto i bambini di prima fascia, bambini prescolari, che è una fascia d'età affascinante, intrigante, emozionante. I bambini che arrivano da me sono molto piccoli, sono come dei boccioni, piccolini, chiusi. Dopo qualche giorno cominciano ad aprirsi e nel momento in cui si aprono scatenano un'emozione Bellissimo, infatti ti particolare. vedo, ho avuto modo di capitare e vedere come li fai giocare. Poi c'è anche qualcuno che fa anche il furbetto. I furbetti sono fantastici. Bellissimo. Poi qui adesso, proprio l'altra settimana, c'è stato il momento più bello. È arrivata anche una bambina. Una bambina dolcissima che ha tanta voglia e tanta grinta. E capita una volta ogni 2 o 3 anni, mi è capitato di avere delle bambine e sono arrivate anche fino in fondo alla stagione e che hanno tirato fuori una grinta non indifferente. Fuori sono dolcissime, ma quando giocano si Si fanno fanno sentire, sentire. sì. Quando ricevi questi bambini, insieme a te ci sono tantissimi collaboratori. Sì, ho dei collaboratori fantastici, li ho avuti via via. Dei grandi collaboratori che sono diventati anche allenatori molto molto bravi, tra cui Stefano Saviotti, Gianluca Livi, in questo momento c'ho Giacomo Adavera con me, c'ho Lorenzo Bellucci, sono tutti ottimi allenatori e delle bellissime persone. C'è anche la Sinatti. Lucia Sinatti, sì, non ce l'ho proprio con me nel campo, ce l'ho accanto a me, lei segue i bambini subito dopo Ah, che li ho ecco. avuti io, la stagione successiva toccano a lei quelli che ho io. Anche lei era anche collabora, cioè, allenatore, collaboratori vicini meravigliosi, ne ho tanti. Quelli che ho citato sono proprio quelli che sono stati a Proprio stretto insieme, contatto con me per dove qualche anno. tu, diciamo, programmi un piano di lavoro. Sì, noi collaboriamo insieme nella preparazione del lavoro, perché questi bambini qui sono una fascia d'età molto molto particolare. Come ti citavo prima, non esistono neanche libri specifici per i bambini di questa età nel gioco del calcio. Perché sono veramente veramente piccoli i nostri. E quindi più che gioco del calcio noi facciamo attività motoria, li facciamo giocare attraverso anche il calcio, va bene? Perché anche il calcio non ci Certo. dimentichiamo che è un gioco. E attraverso, quindi, dicevo, il gioco del calcio noi li facciamo divertire, gli insegniamo le regole, il rispetto delle regole, il rispetto della collaborazione con i compagni. Ed è veramente molto bello, sì. Dove tu riesci a abbinare passione e esperienza. Sì, ho la fortuna, ripeto, di avere abbastanza, cioè, una certa età e quindi anche una certa esperienza, fatta in particolare in diversi sport, perché io sono stato per pochissimo tempo calciatore, io vengo da altri sport, ho avuto la fortuna di fare un gioco che è bellissimo in questo momento, è il gioco del rugby, uno sport che io ho amato e che mi ha formato tanto anche a livello caratteriale. E cerco qui di portare anche quelle esperienze, quelle conoscenze, quelle piccole regole morali che ho imparato in questo sport. Poi, essendo insegnante di educazione fisica, ho anche avuto la fortuna di conoscere i bambini, anche al di fuori delle attività dello sport, ma anche all'interno delle scuole. Quindi diciamo che il mondo dei bambini è un mondo che conosco abbastanza. Infatti il rugby è stato, come dire, inventato, creato da degli ufficiali di cavalleria inglesi, quindi fair play, insomma, è. Sì. È un gioco che quando sei in campo dai tutto, fai di tutto per vincere, però quando esci l'avversario è un amico. E anche nel gioco del calcio non ci dimentichiamo che senza avversario non si può giocare. E anche senza arbitri. Anche, soprattutto. Qui all'Olmo Ponte comunque non segui solo quelli bambini più piccolini, ma c'hai anche ragazzi di fascia d'età più grande. Sì, come preparatore motorio e preparatore atletico ho la fortuna di collaborare da diversi anni anche fino ai giovanissimi, in questo caso con Claudio Tonini, che per me è uno dei migliori allenatori, forse
con cui ho avuto la fortuna di stare accanto e stiamo divertendo a fare dei bei lavori, anche alcune fasce di età minori, di più che preparazione atletica, parliamo di preparazione motoria, che secondo me è una delle cose fondamentali. Non ci dimentichiamo che la maggior parte dei calciatori, dei piccoli calciatori, domani non giocheranno più al calcio, faranno altri sport o comunque avranno un'attività, una vita quotidiana in cui l'attività motoria è comunque importante anche nel quotidiano. Quindi quello che facciamo qui, non serve solo al gioco del calcio, ma Serve serve proprio per la crescita. per la crescita fisica e mentale del ragazzo. Del resto, grande impegno, l'abbiamo visto nel periodo di lockdown dove con i tuoi filmati davi delle indicazioni ai ragazzi, purtroppo in quel periodo costretti a restare a casa. Sì, è stata una cosa nata per caso, proprio Claudio Tonini mi aveva chiesto di preparare qualcosa per poter permettere ai ragazzi, si pensava in quel periodo solo 2 settimane, 3 settimane di pausa, quindi di continuare a fare in modo di allenarsi a casa singolarmente. Invece di preparare una cosa scritta, ho deciso di fare un piccolo video con il cellulare all'inizio. Poi la cosa ha preso piede, mi ha aiutato molto mio figlio Gian Maria che mi montava i video e con il quale abbiamo cominciato a fare queste cose sempre più specifiche, sempre più particolari. Poi anche altri allenatori hanno deciso di collaborare con me, Matteo Badì in particolare, e con loro abbiamo fatto un bel progettino ed è stato per me importantissimo perché mi ha permesso di superare il periodo del lockdown in una maniera meravigliosa. Io non ho avuto un momento di pausa in quel periodo perché abbiamo girato mediamente 2, 3, 4 video alla settimana Ho visto, un ed gran era bel lavoro. intenso. Sì, tra registrare, poi fare l'audio, poi cercare il muso, è un impegno veramente, Io ne veramente so intenso. qualcosa. Sì, ecco, te puoi capire. E mi ha riempito quel periodo e per me è stato bellissimo. E sono contento di averlo fatto. Un'altra occasione abbiamo parlato di questa opportunità, di questa collaborazione dell'Olmo Ponte con l'Atalanta. Quanto è importante. Personalmente, ma anche sentendo parlare i miei colleghi, è una cosa molto molto importante. Siamo cresciuti tutti da quando collaboriamo con l'Atalanta. È un impegno perché gli appuntamenti sono solitamente il sabato mattina a Bergamo e partire da qui. Ci sono 4-5 ore di macchina, vuol dire partire la sera, arrivare di notte o partire la mattina alle 4 e mezzo. È un impegno non indifferente, però ci ha permesso di crescere tutti e anche chi non è venuto, però ha visto poi i colleghi mettere in pratica quello che ha visto, che ha imparato e ha rubato con gli occhi, si dice sempre. Si dice sempre così. Grande sacrificio, però viene fatto, come dire, con soddisfazione perché poi sono delle nazioni che vi permettono sul campo di far crescere meglio i vostri Sì, ragazzi. anche dal punto di vista educativo, l'Atalanta è veramente una grande, grande scuola. E un saluto a tutti i ragazzi di Bergamo. Quanto riguarda la scuola calcio, probabilmente in questo inizio 2020 il grande assente purtroppo è stato Ciccio Graziano. Sì, mi è dispiaciuto. Che lo salutiamo, insomma, gli facciamo un augurio di pronta guarigione. Un calorissimo abbraccio. L'altra sera proprio sentivo con sua moglie che ci raccontava come era successo, la sfortuna che ha avuto e la fortuna che ha avuto, come ha detto Ciccio, per fortuna sono caduto sul sintetico, che comunque è da una bella altezza. Sì, ha rischiato tantissimo, quindi auguriamoci che possa ritornare presto e rivederlo qui in campo. Intanto ti devo lasciare, fra poco la riprenderai, ti ho beccato Sì, proprio nel fare questa nostra momento di intervista, pausa. un momento di pausa perché adesso vai a riprendere con quale... Adesso i bambini del 2009, Quindi... 2009. Ho lasciato poco tempo, pochi minuti fa il 2006 e adesso inizio con il 2009. Grazie e buon lavoro. A te e un saluto a tutti i tuoi spettatori.